La nostra è un'associazione del 1919 costituita in Londra ed è la Federazione Italiana Laureata e Diplomata Istituti Superiori. In Italia si è costituita nel 1922 e abbiamo festeggiato i 90 anni con una medaglia coniata di proposito dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che l'ha fatto pervenire proprio a Liana Tumbiolo nella qualità a quel tempo, perché avevamo svolto un'infinità di attività culturali di grande livello, non guardando solo alla persona o alla donna, ma soprattutto anche ai problemi sociali e culturali che sono di grande attualità nel momento in cui noi organizziamo qualche manifestazione. Questo incontro di stasera, che sarà seguito domani da altri due convegni di grande rilievo, è sicuramente un evento. Io non attribuisco grande importanza al fatto della conferenza di oggi, ma alla divulgazione del messaggio che noi abbiamo voluto dare attraverso questi dépliant azzurri. Se me ne date uno in mano che ne sarebbe grazioso, perché questi dépliant contengono la relazione del sovrintendente Tusa, che illustra proprio le finalità di questo incontro. I codici venuti dal mare sono delle cose estremamente preziose, che hanno un notevolissimo valore e per il quale nella Fields, la città di Mazara, si muoverà per poterli fare tornare o restare in Mazara del Vallo, per fare un tutt'uno con il Museo del Satiro, dove noi abbiamo quella splendida opera che tutti conoscono e che abbiamo nel mondo.